Quarta tappa per il Remida Deep Challenge, sempre di scena ovviamente nel Casino Pella di Nova Gorica. È una tappa, una giornata quasi tutto esaurito, perché porta 390 i player totali, 297 oggi in corsa. La lista ovviamente è infinita, cominciamo a sciolinare qualche nome. Marco Torbianelli con me, che cosa ci puoi dire su questo film? Dai, il Crazy Call di Firenze, abbiamo Michelangelo Manini che è arrivato ITM all'ultimo Remida, abbiamo Paolo Della Penna, Paolo Enriquez, Fabio Scepi, Matteo Sbrana, abbiamo Nicola Capellesso che ha vinto la Real Side nell'ultima edizione. Fra le donne invece abbiamo Elena Lanini, Marcella Rega, Valeria Bergomi e Marika Berti, che abbiamo sentito direttamente al tavolo. Ecco, come sta andando il torneo? Vado una bella pila di chips. Sta andando abbastanza bene, per ora non ci lamentiamo, insomma. Com'è questo tavolo? È un bel tavolo. Ti stanno guardando tutti male? Tavolo, mi guardano tutti male, che devo fare? Quindi stanno tutti simpatici, per cui... Sta incutendo rispetto. No. C'è cioè, quel ragazzo là in fondo che non mi rispetta per niente. No? Per niente. Sono un po' arrabbiata per questa cosa. Ma gliel'hai fatta ben pagare. Però mi sta simpatico, mi sta troppo simpatico. Bene, grazie. Sentite le 12 fanciulle, ovviamente non è finita, tanti ancora i nomi, tra cui anche il leader della classifica Remida, che ricordiamo, come ne parleremo poi in un video a parte, ma di questo lo saprete dopo, che ricordiamo mette in palio altri 25.000 euro, oltre alla sponsorizzazione per l'EPT e IPT di una tappa. C'è quindi Federico Petruzzelli, che già ha vinto la seconda tappa, c'era Maurizio Sepede e Andrea Torri, che dopo andremo poi a sentire, e ovviamente i classici Mauro Guizzoni, Maurizio Barlocco e tantissimi altri che stanno dando vita, spettacolo, sia dentro che fuori dal tavolo. Andiamo però a sentire soprattutto, caro Marco, i due usciti eliminati, Andrea Torri, che era in testa alla classifica e che comunque parteciperà ai vari side event e che potrà quindi accrescere ancora il suo punteggio. Andiamo a sentire? Ma certamente. Ma allora non è andato benissimo questo day 1B del Remida, siamo già usciti, com'è andato oggi per te, Moritz? Oggi non era proprio giornata, sinceramente, cioè qualsiasi draw, qualsiasi progetto che potessi avere non è mai entrato. Beh, ma a parte quello, comunque la mano decisiva è stata quella fondamentale. C'è l'UTG che è resa per 2,5, ha fatto un reso standard, quindi era 2,4, ha fatto 1800. Io mi appoggio con asso donna, foldo tutto il resto del tavolo, il flop c'è asso donna e 9, tutto di picche. E lui check, io faccio una continuation bet dei tre quarti del pot, lui mi resa e io colle basta per vedere un attimo se esce un'altra picche. Si accoppia il 9 di fiori, lui checka, io faccio ancora tre quarti del pot, lui fa all in, call e lui mi gira asso 9. Giocatore cash. Quindi la mano è andata così, poi non è che alla fine sculo, no, perché c'è un 4 di quadra e quindi esco in questo modo qua, niente da fare. Mano un po' così, apro io sui bui 400, 600, apro 1700, collano in 3 con asso 10 a picche. Flop 2, 6 di picche e 4, quindi 2 picche, io rilancio 3.700, call, gira il 3, quindi chiaramente uno ha fatto scala, io vedo quello dopo di me che vuole mandare resti, quindi non gli faccio scala anche perché avevo visto che giocatore era, faccio check facendogli mettere i resti lui, poi dopo io lo collavo veramente, lui fa all in di fatti, so che quello dopo instant call. Io a questo punto rimango lì, c'è un piatto da 120.000, io ho detto i tornei si devono vincere, mi sono buttato dentro anch'io, chiaramente niente picche. E allora vabbè, uno aveva uno scala mi sembra e l'altro niente, il primo infatti non aveva niente. Gioco per vincere, per cui va bene. Non sto fermo, adesso mi vado a iscrivere a quell'altro. Vi aspetto ragazzi. Bene, abbiamo sentito quindi Andrea Torri e Maurizio Sepede, e ricordiamo che è anche presente tutto lo Shark Team, quasi tutto, a parte Silvano Pillon, che è assente giustificato, e quindi facciamo sicuramente gli auguri allo Shark Team, che è tutto ancora in gara, quindi al capitano Luca Prospero, abbiamo Giovanni Marrazzo, Umberto Mercurio e Marco Cascianini. Vuoi fare tu una chiusa? Sì, una chiusa che sarà particolarmente così aleatoria, infatti sono ancora quasi 2,50 per in gioco, la classifica si sta ribaltando praticamente mano dopo mano, quindi aspettiamo di vedere dopo questo 14° livello a tarda notte chi sarà in testa a questo chip count, che sarà ancora provvisorio, che quindi potrebbe riservare qualche sorpresa. Ci vedremo quindi stanotte o domani per i dormiglioni. Da Marco e Marco, a dopo.